mi si vede un orecchio? Perché mi si vede un orecchio? Mi turba. Va bene. Buongiorno buffette, questo è un video totalmente a culo. Iniziamo molto bene. E fuori c'è tipo la nebbissima, c'è Silentino, tutte le finestre appannate, per cui la luminosità di questo video è molto relativa. Va bene. Mi sono resa conto che l'ultima volta che ho girato un video ero in maniche corte. Me ne sono resa conto e ho detto: no, vabbè, Mimì, devi muovere il culo. Per cui io alle 3 passate di... Che giorno è oggi? Di martedì 28. Martedì, ubriaca, mi è uscito. Di martedì 28. Sonagli. Di martedì 28. 28 dicembre. Dicembre. Ho detto: ma Mimì, hai 899 iscritti. Che tra l'altro cambiano di giorno, perché un giorno sono 8,97, oggi erano 8,99. C'è qualcuno che si diverte a alzarsi la mattina, disiscriversi e poi la sera si iscrive, credo. Non ho ben capito. Comunque, e Porelli, non gli fai un video da 2 mesi? Direi che è il caso di scusarti e magari fargli anche gli auguri, perché non vi ho fatto manco gli auguri di Natale. Sono stata cattiva, cattiva, mimi cattiva. Sì. Sono in modalità c'ho il freddo, perché abito al Polo Nord praticamente. A me fa un freddo. Sonagli, da me fa un freddo della Madonna in casa, per cui ho la felpa, una maglia sotto e anche la sciarpa di serpe verde. Comunque, questo è il video dei regali di Natale. E non sono stati tanti, sono cose molto scialle. Infatti, io è una tipologia di video che adoro, perché adoro curiosare nei regali della gente. Io sono una di quelle anime che è nata a gennaio, per cui la maggior parte della sua vita ha avuto la fatidica frase: boh, ti faccio un regalo unico. No, io voglio due regali. Basta. Viva il materialismo! Materialismo, yeah! Because I'm living in a material world and I am a material girl. Mi fa male non fare video. Me. Allora, io ho la lista dei regali, oltre che i regali qua sparsi in giro, sul telefono che ha il 16% di batteria. Molto bene. Per cui iniziamo. Da cosa inizio? Da cosa inizio? Un regalo mi è stato consegnato per primo, perché la settimana prima del saggio ho consegnato vari regalini alle insegnanti della mia scuola e appunto mi turba questo orecchio, però. E non so, io dico i nomi, però non so se in realtà vogliono rimanere nell'anonimato. Comunque, ciao Kami. Yay. Panda. Mi ha dato un regalo, però le ho promesso di aprire a Natale, per cui ve lo faccio vedere dopo. Il primo regalo che ho ricevuto è stato tipo l'amore. Me l'ha consegnato la mia santola di concerto. Ti saluterò come santola di concerto. E così, se non vuoi che io dica il tuo nome, non lo dirò. Vedi l'astuzia, la perspicacia, sputo. Sono un lama. E sono questi. Sono questi! Io avevo messo su Facebook la mia wishlist di Amazon, perché ogni anno spero che la gente mi regali cose da quella wishlist. La mia santolina adorata. Non so se anche negli altri paesi esistono le santole. Ditemi se anche da voi avete una santola. Non so se è una cosa prettamente friulana. Boh. Comunque, questi che sono di Stabilo Point 68 da 30. Ora io ve li apro, però cadranno tantissimo, per cui faccio vedere come minchia ve li faccio vedere. Guardate l'onnipresenza di questi pennarelli. Chiaramente li ho già usati, perché in queste settimane che sono in vacanza, non lavoro fino al 4 gennaio, mi sto dilettando nell'arricchire la mia nuova agenda. Li ho già usati perché io sono una di quelle matte che si mettono lì a fare citazioni, a scrivere cose. Io adoro scrivere cose. Magari in un prossimo video vi faccio vedere le mie agende, come le ho decorate. Adesso sono in fissa con questa cosa della decorazione delle agende, colpa di Gloria Fair, che ha fatto vedere il video di come decoro l'agenda l'altro giorno. Io in queste vacanze mi sono messa lì. L'altro pomeriggio l'ho passato ricopiando citazioni dal Kindle, perché ho gli Harry Potter, ho presi con Kindle Unlimited. Una volta che finisce la promozione te li ricciucciano, non ti rimane il libro. Per cui io ho detto: vabbè, prendo un quaderno e ci ricopio tutte le citazioni. Per cui ho passato un pomeriggio a ricopiare citazioni, colorandole con pennarelli, ascoltando Ed Sheeran. Per cui immaginatevi voi le mie vacanze come stanno proseguendo. Vabbè, grazie Santola! Stavo per mettermi a piangere quando li ho aperti, ero tipo: pennarelli! L'altro regalo che ho ricevuto per primo
No, ho detto una minchiata, chiedo sorry. Il regalo che ho ricevuto per primo è quello della mia migliore amica, chiedo scusa, amo. Non era una sorpresa perché ogni anno noi ci diciamo tu cosa vuoi, buon te lo prendo, tu cosa vuoi, buon te lo prendo. Quest'anno ci siamo ridotti all'ultimo, però abbiamo azzeccato tutte e due cosa prenderci. Siccome siamo tutte e due eravamo tutte e due incasinate la settimana di Natale, ci vediamo una settimana prima, per cui ci siamo scambiati i regali e curiose come siamo li abbiamo aperti subito. Allora, mi ha regalato questi stupendi guantini col pinguino, perché io ho 25 anni fra un mese e non li sento proprio per niente, per cui sono questi guantini bellissimi. Guarda, guarda, ho i pinguini nelle mani. E poi, che sono rossi, ti sbrigoci così. Poi mi ha regalato una cosa che volevo tantissimo, perché io sono in carenza di affetto gattoso, per cui mi ha regalato questo pigiama di Tezzennis, che io da 2 mesi che volevo comprarmi, da quando è uscito. I pigiami di Tezzennis sono la mia morte. Cioè, ogni volta che escono, almeno uno mi piace, lo voglio comprare now. E mi ha regalato questo. Si vede? Non so. Ha le zampotte, c'è scritto Hug for you. No, non si vede un culo. Nonostante io non apprezzi i lillini rosa, tutti questi colori femminili che a me fanno cagarissimo, questo l'ho adorato perché poi ha le zampette. Ah, vi faccio vedere la zampetta. Guardate la zampetta, che bella. La zampetta è bellissima. Ed è tutto peloso. Non è peloso, è peluscioso. E poi ha. Questo sarà il prossimo pigiama che mi metterò. E poi sotto ha. Ha le zampe. Poi cosa mi hanno regalato? Anche con mia sorella avevo fatto un patto magico un mese fa, perché a lei interessava una cosa in profumeria, però voleva una carta regalo. E l'anno scorso, appunto, non mi ricordo se per il compleanno o per Natale, lei mi aveva fatto una carta regalo Terranova, infatti è quello che mi ha fatto quest'anno, fatta direttamente dalle manine della mia cara Leisha. Ciao tesoro, che bello, ci siamo viste al saggio ed ero molto contenta. Ciao tesoro. E vabbè, qua mi ha scritto cose private. Private. E poi c'è anche tipo un adesivo che mi ero dimenticata ci fosse, infatti dopo lo andrò a attaccare sull'agenda. Yeah. E quindi ho questa carta da spendere a Terranova, non vedo l'ora perché ci sono cose che sto puntando da un po'. E il regalo di mia sorella era in questa bellissima borsa, che è della sua scuola d'inglese, che è quella che frequenta lei. Ed è bellissima. Ed è bellissima col Babbo Natale e Wonder English. Ciao campanile. Yo come va? E sono scleratissima male. E poi il giorno prima del saggio a prove, un'altra delle nostre insegnanti, ciao Salvi, mi ha portato questa buonissima candela della Yves Rocher, non so pronunciare le marche, che è questa. Sono professionale. Che è questa, e mi ha portato questa candelina. Adesso che vivo ancora coi miei, non ho l'abilitazione ad accendere candele perché madre si imparanoia, ho fuoco tutto e robe, voglio i profumi che decido io, per cui mi sto tenendo tutte le candele che mi vengono regalate per poi accenderle appena avrò una casa mia. Poi mancano 2 regali, no, 3 regali, un po' di regali, perché la maggior parte non sono materiali, infatti poi andrò di carrellata proprio. Allora, i genitori del mio moroso mi hanno regalato questa, adesso è tutta strabica perché vabbè io ho il feticismo di rimettere le robe nelle confezioni, infatti anche i pennarelli dopo torneranno nella plastichina originale. Mi hanno regalato, e al contrario, ma vabbè, questa edizione di 3 bagnoschiumi dell'Acquolina con profumi zucchero a velo, cioccolato bianco e cacao. Purtroppo però io all'inizio vacanze sono andata a togliermi 3 nei, per cui adesso sto usando solo sapone neutro. Appena sarò in grado di lavarmi con cose normali, li userò. Penso che inizierò dal cacao o dallo zucchero a velo, vediamo. Cose buone! Poi il moroso, che è un furbacchione, mi ha regalato una cosa di cui io mi lamentavo da tutta l'estate perché mi era finito, mi è durato un anno, ed è il profumo di Valentina o de parfum, ed è l'amore. Io non mi ricordo, no, non ho fatto il video l'anno scorso. Comunque questo è il mio profumo preferito in assoluto. Quando mi è finito io sono andata alla Gardenia o Limonio, comunque in profumeria, per riprenderlo, però costava l'ira di Dio e l'ho lasciato lì e ho comprato quello di Lady Gaga. Era indecisa fra il Fendi, Lady Gaga e lo J'adore.
Però alla fine ho preso Lady Gaga, ho preso proprio Lady Gaga, ho Lady Gaga in camera che mi canta la sveglia ogni mattina. E, per cui mi ha regalato questo, io sono molto contenta perché ero in astinenza da Valentino. Un altro, l'ultimo regalo materiale che mi hanno fatto è il primo in realtà che ho ricevuto, che avevo promesso di aprire a Natale, ed è il regalo appunto della mia insegnante, una delle nostre insegnanti. Ciao Cami! Dato che io da quando ho comprato la sciarpa sto andando sempre con questa sciarpa al lavoro, lei ha pensato bene di comprarmi questa. È la maglia di Serpeverde, ma guardate che verde che è, bella, verdissima. Io la sto adorando, perché chiaramente la mia fissa per Harry Potter non si estinguerà mai. È bellissima, la aggiungo al cassetto delle maglie dei fandom, perché io ho tutto un cassetto di maglie dei gruppi e di fandom di telefilmi. Anyway, adesso ho bisogno del supporto tecnologico, perché ho un po' di persone da ringraziare, siccome il 22, sì, la sera del 22 sono iniziati i saldi su Steam, che è la piattaforma videoludica in cui si possono comprare giochi. Che male che l'ho detto, so che non va bene. E l'anno scorso avevo fatto tipo di quegli affari fufufu. Siccome mamma mi ha detto non so cosa regalarti, ti carico la Postmi e tu ti compri i videogiochi, grazie mamma, ti voglio bene. E io ho una wishlist lunga come la Divina Commedia, per cui ho selezionato, mi aveva caricato tipo 20 euro e da lì ho preso, in sunto, mamma mi ha finanziato Death, che è un gioco sugli squali. Vi metterò le immagini intanto che parlo, magari. Ho preso Don't Starve, che volevo prendere già da un po', l'ho già installato, però non l'ho ancora giocato. Poi ho preso Metal Slug X, io sono cresciuta giocando ai Metal Slug praticamente. E poi Auto Survive 2, che, cioè praticamente al 90% della gente ha fatto cagare già l'1, a me è piaciuto tanto e volevo provare anche il 2. Li ho presi tutti a 2-3 euro tipo, penso che il massimo sia stato detto a 5 euro, una roba del genere. Poi non è finita qui, perché i miei amici hanno sbirciato nella mia wishlist di Steam e io in questi giorni mi sono trovata 1000 volte la notifica "hai ricevuto un dono" e ero tipo felicissima, per cui adesso li saluterò e li ringrazierò. In primis saluto Alex, ciao Alex, che già per un mese fa mi aveva regalato Alien Isolation, a cui io devo ancora giocare perché mi cacco male, perché io ci gioco di notte di solito. Però l'ho installato dove iniziare a giocarlo, c'ho la paura. E stavolta mi ha regalato per Natale Binding of Isaac Afterbirth, perché io Afterbirth non so parlare, perché nei saldi del Black Friday avevo preso Rebirth, non so parlare. Comunque Binding of Isaac è il gioco che io sto adorando, ci sto giocando sempre, e quindi lo ringrazio tanto. Poi presa dalla smania di Steam è sputata fuori anche la Andy, con cui io mi sono scritta anche ieri sera, cioè stanotte, ciao Andy, e quindi mi sono trovata in inventario Fallout 3, che spero mi parte in realtà, perché il mio computer è un po' sminchio con i giochi ultimamente. E poi c'è anche da ringraziare il signor Michele, che con un trabocchetto mi ha regalato Don't Starve Together, qui spero che giocheremo assieme appena il mio computer installerà tutto. Questi erano tutti i miei regali di Natale, perché è uno Natale. Spero che abbiate passato delle buone feste. Detto questo, spero di riuscire a pubblicare il video prima di Capodanno, cioè prima del 31. Cosa farete voi? So che è una domanda di merda, però io farò cena e poi Star Wars, finalmente, sono l'unica stronza che non l'ha ancora visto. Quante, contate le parolacce che ho detto in questo video, vincerete un abbraccio. Ebbene, con cose che mi tintillano vicino, io vi saluto, torno al Polo Nord, buon anno e ci si vede il prossimo anno, eh? Sì, con questo ho perso metà dei follower.